chi non conoscesse il padel è uno sport non ancora molto sviluppato. Il tennis da Carelli e tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questo impianto, perché avete dotato la città di due nuovi impianti, di cui da quello che so io c'è molta richiesta di ore per giocare. Quindi i miei complimenti a tutto il direttivo che ha fatto un investimento non indifferente. Sono anch'io il direttivo, come ha fatto il collega che mi ha preceduto. Questa iniziativa è veramente notevole. Come sapete, l'amministrazione comunale ha a cuore lo sport e tutte le occasioni che vengono offerte per implementare le potenzialità cittadine degli impianti sono ben accette. È la mia prima uscita del 2023, è un'uscita molto importante con l'inaugurazione di questa struttura, in quanto da oggi, dal 1 gennaio, diciamo, siamo Federazione Italiana Tennis e Padel. Il 16 ottobre c'è stata questa modifica in sede assembleare e dal 1 gennaio questa modifica diventa esecutiva. Hanno iniziato questo sport atleti che derivano da altri sport, soprattutto nel periodo della pandemia, un fiore all'occhiello dell'attività nostra. Quindi ringrazio il Consiglio Direttivo, il Presidente. Grazie per l'invito al vostro Presidente, che ricordo sempre come mio ex dipendente, bravo, puntuale, mi correvo un po' dietro, lo tormentavo lui come tutti gli altri ovviamente, giusto? E gli faccio a lui e al suo direttivo e a tutti voi, anche al comune e ai rappresentanti del comune di Gorizia, l'amico Antonio, i complimenti per questa bella iniziativa. Io sto seguendo, Antonio lo sa, insomma, lo sviluppo del padel nella regione. Della città di Gorizia a ridarsi una nuova veste. Io faccio i complimenti anche con il suo direttore. Detto questo, faccio anche complimenti a chi ha pensato a questa struttura. È una struttura che adesso con lo cemento, una cosa che Antonio lo sa e chi anche lo sa. Grazie ai contributi della regione, all'attenzione. Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti, grazie alle autorità sportive e alle autorità politiche di questo, del nostro comune. Questa inaugurazione è un po' la somma di tutti i lavori che sono stati realizzati all'interno di questa struttura per il rinnovamento di quello che è l'offerta impiantistica che il ciclo tennis da Carelli offre alla cittadinanza goriziana. Siamo arrivati a questa. Non sono un gran oratore, però vai.